7 elefanti che non crederai esistono realmente. Numero 7. Elefanti marini. Il nome elefante marino deriva dalla grande taglia corporea, la più grande tra tutti i pinnipedi, e dalla proboscide dei maschi adulti. Gli elefanti marini trascorrono l'80% della loro vita in mare aperto, e sono in grado di trattenere il fiato per più di un'ora e mezzo. In più questi animali raggiungono profondità di addirittura 1500 metri alla ricerca di razze, polpi, anguille, piccoli squali e grandi pesci, il loro menù prediletto. Numero 6. Topo ragni elefante. Il nome comune deriva dalla somiglianza con i topo ragni della famiglia Soricidae, che sono comunque notevolmente più piccoli, e dalla forma del muso, che termina con un appendice prominente e prensile che può ricordare la proboscide di un elefante. Le zampe posteriori sono abbastanza lunghe rispetto al corpo e questa caratteristica è all'origine del nome scientifico della famiglia. Il colore varia in relazione all'habitat, dal grigio giallastro al marrone rossiccio. Numero 5. Tapiro elefante. Ha una conformazione robusta e pesa tra i 225 e i 315 kg. Il muso si prolunga in una proboscide come dell'elefante ma molto più breve, con in cima un paio di narici. Gli occhi sono piccoli e le orecchie ovali, erette e non molto mobili. Le zampe sono relativamente corte, con 4 dita su ciascun piede anteriore e 3 su ciascuno dei posteriori, i piedi terminano tutti con piccoli zoccoli. Inoltre, possiede una coda assai corta, della lunghezza di soli 5-10 cm. Numero 4. Squalo elefante. Il pesce è di colore argenteo con riflessi iridescenti e segni scuri e variabili sui lati. Ha un corpo allungato e 2 pinne dorsali triangolari ampiamente separate. Usano i loro musi a forma di zappa per sondare il fondo dell'oceano per invertebrati e piccoli pesci. Questo pesce ha 3 pigmenti a cono per la visione a colori, la sua pinna dorsale ha una spina dorsale molto affilata. La colonna vertebrale è stata reputata velenosa, ma non sono stati segnalati feriti gravi. Numero 3. Oriteropo elefante. Il suo corpo è perfettamente adattato alla caccia alle termiti, che costituiscono l'elemento principale della sua dieta, dispone infatti di robusti artigli per scavare e rompere le pareti dei termitai, e può infilare la testa nelle cavità piegando indietro le lunghe orecchie tubolari. Il muso è oblungo, come l'elefante ma molto più breve, adatto a cercare la preda negli anfratti, e le narici sono protette da peli rigidi. Anche la dentatura è in relazione con questo specialissimo sistema di alimentazione. Numero 2. Pesce elefante. Il corpo di questo pesce è allungato e appiattito sui fianchi. Le pinne dorsale e anale sono strette e biforcate in posizione molto arretrata rispetto al corpo. La parte posteriore è molto sottile e termina con una caratteristica pinna caudale di forma triangolare. La bocca si prolunga in avanti somigliando a una proboscide dalla quale deriva il nome comune del pesce. Questa particolare conformazione anatomica è dovuta alle caratteristiche dell'habitat in cui vive la specie. Numero 1. Elefante bianco. È un pachiderma particolarmente raro e non è una specie a sé stante, il colore della pelle non è realmente bianco, ma è sensibilmente più chiaro di quello dei normali elefanti, e può variare da un grigio chiaro al rosa. È stato ipotizzato che la colorazione sia dovuta alla mancata produzione di melanina, il pigmento che determina il colore della pelle, dei peli e degli occhi. Fin dall'antichità, gli elefanti bianchi furono considerati sacri in diversi paesi asiatici.